La maggioranza a Chieti perde un pezzo. Il consigliere Damiano Zappone del Polo Civico, per meglio dire del gruppo di De Cesare, che giusto qualche giorno fa aveva dato rassicurazioni sulla crisi con l'amministrazione Ferrara, oggi passa a Forza Italia. Troppe proposte inascoltate e obiettivi disattesi. Uno su tutti, la perdita dei finanziamenti, circa 4 milioni di euro del PNRR per la filovia. Anche se ora l'attenzione, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è la vicenda di Teate con la recente deliberazione della Corte dei Conti. Con la delibera di presunto salvataggio della Teate Servizi, che io non voglio fare la Cassandra, però necessariamente porterà purtroppo al fallimento, quindi la mancata omologazione del piano di concordato della stessa, anche purtroppo potrebbe portare molto sicuramente al dissesto del Comune di Chieti. È venuto meno sostanzialmente quello che era il primo punto fondamentale, l'obiettivo fondamentale sull'agenda del patto del cambiamento, che il Polo Civico e il centro-sinistra guidato dal sindaco Ferrara c'eravamo impegnati a stipulare davanti agli elettori, quindi è stato tradito questo mandato che gli elettori ci hanno dato. La fuoriuscita dalla maggioranza non rappresenta un cambio di casacca in senso stretto e ci tengono a ribadirlo Mauro Febo, capogruppo in Consiglio regionale, e Daniele Damario, coordinatore provinciale in Forza Italia. Ma l'inizio di un giro di boa necessario dopo 2 anni e mezzo di amministrazione senza risultati. Si tratta di un ritorno perché Damiano Zappone è stato per anni il nostro coordinatore giovanile a Chieti, quindi non si tratta di un battesimo, di un ingresso, ma è stato già battezzato anni fa, per Forza Italia. Diciamo che facciamo la cresima oggi di Zappone. Forza Italia appare come un movimento politico in forte ripresa, ha commentato Nazario Pagano, ricordando la recente visita del ministro Tajani in Abruzzo e i due consiglieri regionali, Angelo Sante e Marco Vecchio, che hanno ufficializzato il loro ingresso nel partito di Berlusconi. Sulla nuova politica che piacerebbe tanto alla Meloni, risponde così. Meloni è presidente del Consiglio dei Ministri, è lei che guida la nostra compagine, il gruppo parlamentare più nutrito. È chiaro che ci voglia un rapporto armonico con lei e con il suo partito. Definirla svolta non la definirei tale, semplicemente credo che magari qualcuno che prima dei nostri ha fatto un po' di controcanto, magari adesso non lo farà più.